Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un piatto della tradizione popolare e contadina laziale, la vignarola. La vignarola è un connubio di verdure invernali e primaverili, quindi andiamo a preparare questo piatto con dei carciofi tardivi, quindi sono a fine stagione. Poi abbiamo le primizie di primavera, come i piselli, le fave, il cipollotto e la classica lattuga romana. Questo piatto lo possiamo definire come contorno oppure come preparazione di pasta o riso. Quindi è molto versatile, lo possiamo adattare a tutto quello che a noi più ci piace. Allora, adesso iniziamo questa ricetta, ma vi ricordo di non saltare i passaggi per avere un ottimo risultato. E per quanto riguarda gli ingredienti, troverete sia sulla fine video che sotto in descrizione. Ed ora cominciamo. Come potete vedere, io mi sono già portata avanti per quanto riguarda la preparazione, quindi il mondare e lavare gli ingredienti, come sgranare i piselli, le fave, lavare la lattuga e mettere a bagno in acqua acidula i carciofi. Ho qui preparato un brodo semplice con gli scarti appunto del cipollotto e dei carciofi eccetera, ed è venuto un buon brodo e questo servirà appunto per la cottura. Andiamo avanti, come vedete ho qui della pancetta tagliata a cubetti. Diciamo che la tradizione originale, da quello che mi sono informata, non prevede l'uso appunto di pancetta o guanciale. Però essendo un piatto romano, col tempo l'hanno poi aggiunta e quindi è diventata quasi indispensabile. Ma questo non vuol dire che se voi non volete aggiungerlo, potete anche non farlo. Quindi se vi piace lo mettete, come dico sempre, se non vi piace non lo mettete. E niente, adesso ho preparato sul fuoco una capiente casseruola. Metto un giro d'olio, naturalmente anche l'olio è sempre in base alla quantità degli ingredienti. All'olio aggiungo il cipollotto che è stato tagliato in precedenza. Inizio a farlo imbiondire dolcemente, mi raccomando, sempre senza far bruciare gli ingredienti. La cipolla ha iniziato a soffriggere e quindi a profumare. A questo punto aggiungo la pancetta. Ho messa la pancetta perché questo avevo a disposizione, però se a voi piace il guanciale potete mettere il guanciale o qualsiasi altro tipo di salumi a vostro piacere. Facciamo rosolare anche un po' la pancetta insieme alla cipolla. Una volta rosolato la pancetta, aggiungo i spicchi di carciofi scolati naturalmente dal liquido. Abbassiamo leggermente la fiamma e copriamo con il coperchio. Questo serve appunto per far ammorbidire i nostri carciofi. Quindi perché? Perché i carciofi è l'ingrediente un po' più sodo, più duro, quindi necessita di un po' di tempo in più per la cottura. Quindi andiamo a far cuocere almeno per 5 minuti. Mi raccomando, sempre occhio, state attenti a non bruciare niente. Sono passati 5 minuti, come vedete i carciofi hanno iniziato a cuocere, però sono ancora belli al dente. Adesso a questo punto aggiungiamo i piselli. Lasciamo insaporire insieme ai carciofi, sempre a pentola coperta, per altri 5 minuti.
Sono passati gli altri 5 minuti, i piselli si sono leggermente ammorbiditi e a questo punto aggiungo le fave, perché sono molto tenere, quindi vengono aggiunte dopo. Sono più tenere dei piselli in questo caso. Le faccio leggermente insaporire, così a pentola scoperta. Adesso aggiungo qualche mestolo di brodo che ho precedentemente preparato. Se non avete il brodo, potete aggiungere dell'acqua calda. Quindi alzo un po' la fiamma e metto un mestolo di brodo. Uno, due, dipende poi dalla quantità, Ecco qui, io ne ho messo 2,5. Aggiusto di sale. Copro di nuovo con il coperchio e lascio cuocere a fiamma moderata fino a che non si ammorbidiscono quasi del tutto, non del tutto, perché poi dopo dobbiamo aggiungere anche la lattuga. La lattuga la metteremo alla fine, appunto perché è tenera e quindi si cuoce molto in fretta. Quindi occhio alla pentola, mi raccomando, se necessita aggiungete un altro po' di brodo fino a che non si teneriscono appunto le verdure. Sono trascorsi altri 10 minuti e adesso aggiungiamo la lattuga. E sempre allo stesso modo copriamo con il coperchio e lasciamo appassire. Naturalmente i tempi di cottura sono soggettivi. Ognuno fa da sé. Chi preferisce avere una verdura più croccante la fa cuocere un po' di meno, chi la vuole più morbida un pochino di più. Però più o meno questi sono i tempi. Sono passati altri 10 minuti e la preparazione è terminata. Si sono cotte bene e adesso, come ultimo tocco, io metto una spruzzata di pepe macinato. Naturalmente, come dico sempre, questo è facoltativo, però ci azzecca un po'. E poi, per finire, gli diamo un tocco di freschezza laziale, quindi andiamo a inserire la mentuccia e le foglioline di menta. Che profumo! Spengo naturalmente la fiamma e decoro. Ecco qua. E non ci resta che preparare il piatto. Terminiamo la preparazione con delle scaglie di pecorino romano DOP. Amici carissimi, ecco a voi la vignarola, pronta per essere servita. Non vi dico il profumo, la dovete provare veramente, perché è un piatto eccezionale. Come ho detto prima, è molto versatile, quindi lo possiamo adattare a tutto quello che ci pare, anche a un buon piatto di pasta. Che dire, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento e vi aspetto alla prossima. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.